Sì, si sono fatti tantissimi progressi in questo anno e mezzo, per fortuna. Il progresso più rilevante è in ambito vaccinale e questo ha consentito di prevenire malattia, di prevenire morte e di avere i reparti fondamentalmente, per fortuna, quasi vuoti. È migliorato molto anche l'approccio di tipo terapeutico. Abbiamo capito che la terapia deve essere precoce. Ora abbiamo gli anticorpi monoclonali, questi sono efficaci se iniziati il più presto possibile, sicuramente mai dopo 10 giorni dai sintomi, ma quanto prima, proprio per prevenire tutte quelle altre devastanti conseguenze dovute all'infezione, soprattutto nei pazienti più fragili. Queste terapie si possono fare anche a domicilio, il paziente viene in ospedale, fa l'infusione, dura un'ora, resta in osservazione per un'altra ora e poi se ne torna a casa sua. Questo è importante che i cittadini lo sappiano, che i medici lo sappiano e che questi casi vengano vagliati. Riguardo alla terapia ospedaliera, abbiamo fatto selezione di diversi farmaci che nel tempo abbiamo capito che servivano poco o nulla e abbiamo quindi focalizzato su alcuni presidi terapeutici, come per esempio i cortisonici, come per esempio il Remdesivir, arriveranno anche altri farmaci immunomodulanti, oltre a tocilizumab, quindi abbiamo più armi e le sappiamo usare sicuramente molto molto meglio. Però devo dire che l'avanzamento principale è quello di tipo preventivo con le vaccinazioni. Gli ospedali adesso sono piuttosto liberi e ci stiamo riorganizzando per accogliere altre tipologie di pazienti che finora abbiamo letteralmente abbandonato con malattie infettive. Bisognerà poi creare dei doppi percorsi in modo tale che non si abbandoni mai nessuno, né i pazienti con Covid, né i pazienti infettivologici senza Covid. Insomma, c'è sempre piuttosto molto da fare, però di sicuro la situazione attuale per quanto riguarda il Covid è più serena. Il Covid ha insegnato l'importanza del potenziamento delle singole strutture, ma anche del potenziamento del sistema salute, nelle integrazioni tra strutture diverse, sia ospedaliere che territoriali. Esistono dei modelli sanitari che secondo me dovrebbero essere considerati, come per esempio quello dell'Expanded Chronic Care Model, un modello in cui il sistema salute ruota intorno al cittadino e non lo abbandona, lo tiene per mano, passandolo da un servizio all'altro a seconda delle necessità. E quindi questo è quello che si deve fare, bisogna sistematizzare quelle che sono le strutture esistenti, renderle proprio sistema, capace di interagire, un organismo ben coordinato. È la coordinazione che fa il sistema e poi ovviamente devono essere potenziate le strutture, che vuol dire potenziarle come spazi, ma soprattutto come personale, stabilizzando i giovani, evitando che i giovani emigrano, tutte quelle situazioni problematiche che noi sapevamo essere presenti si sono acutizzate con il Covid, le hanno rese più visibili e hanno determinato quindi anche la maggiore importanza di risolvere ora questi problemi. Non si può più aspettare che arrivi un'altra pandemia.